Allora siamo qui col sindaco Vincenzo Caccarino, ecco questo filone sull'enogastronomia che sta portando avanti di Renzo Sorrento, legato anche alla tradizione, al mercato ortofrutticolo e tutto il resto, e entriamo in un ambito culturale. Oggi parliamo della sana alimentazione, il sostanziale manifestazione, il piano, sta al centro di tutto questo, è un po' funzione di queste diciamo, manifestazioni sì. Anche l'inizio di un nuovo progetto che poi a breve avremo con l'altro, un altro tessuto con la dottoressa Costantini, quello dell'educazione alimentare nelle scuole, dove coinvolgeremo oltre che i ragazzi anche i genitori, che poi tutte parte diciamo dai genitori, e quindi l'educazione degli adulti è importante, è come fate la spesa. Oggi questi incontri con l'associazione Altro Consumo, che da anni informa e tutela i consumatori, con la diversità della cucina mediterranea, che da anni diciamo è impegnato diciamo valorizzare quelle che sono le tradizioni culinarie del nostro territorio insieme all'associazione civile che da anni nelle scuole abbiamo portato avanti questo progetto piano in salute, abbiamo veramente lavorato tantissimo con i ragazzi, il sindaco Iaccarini anche medico è stato presentissimo, per me è una priorità come cardiologo, come sindaco, come padre, insomma è importante. Diciamo, quindi la buona cucina, la sana alimentazione. È l'alimentazione che partirà con un progetto nelle scuole. Sì, questa è una notizia che ti dico in anteprima. Perché è importante. La comunicazione è fondamentale. Grazie al sindaco, buon lavoro.